Ci siamo detti oggi che era una partita per fare ancora di più la storia, no? Per noi stessi, per la società, per tutti coloro che fanno parte della Pro Volley. Ci siamo detti di cercare di godercia, nel senso, se eravamo sotto, se eravamo sopra, perché comunque è una di quelle partite che se non ti torna, e io avevo detto anche il fatto di cercare di dare senza poi avere un rimorso un giorno, che magari se una cosa l'avresti fatta diversamente, capita, quando sai, però anche il coach lo diceva, quando impronti una partita facendo delle scelte, alla fine scegli, ogni tanto ci sta che fai bene, ogni tanto ci sta che fai male, però già l'aver scelto vuol dire che è un passo che fai, secondo me, nel percorso. Io credo che oggi comunque abbiamo fatto dei passi, però non siamo felicissimi, ci sta. Una battaglia vera, da fuori si è visto proprio che entrambe le squadre volevano fortemente il risultato poi finale. La spuntata a Civitanova, ma questo non significa che tutto il percorso che avete fatto durante questi playoff sia stato un caso, anzi, tutto quello che avete fatto ve lo siete meritato. Sì, è vero, guarda, sarebbe stato bello perché... Sai, siamo state, secondo me, la squadra che ha fatto un po' sognare il movimento della pallavolo, e lo dico con molta serenità e sorriso, perché cioè, l'abbiamo sentita tanto questa cosa qua ed è figo. Civitanova ha meritato sicuramente di andare avanti. Ho pensato, sai, tante persone ci dicono ve lo meritereste, ci sta, però il merito alla fine è sempre un po' soggettivo, però secondo me poi è importante, anche se per riconoscere che chi vince merita, no? Quello che ha fatto. Noi abbiamo meritato tutto questo percorso, abbiamo meritato queste battaglie, abbiamo meritato tutto l'affetto, tutta la stima, l'attenzione e anche la nostra crescita, quindi quello sì. E poi abbiamo donato anche, siamo molto grati per tutto. Adesso vi aspetta comunque una finale terzo quarto posto che vi consente di entrare in Champions League e comunque anche accedere tra le tre prime migliori squadre d'Italia, quindi è un altro stimolo in cui andare incontro. Sì, è bello secondo me perché giochi con un'altra squadra forte, no? E quindi credo che in palio ci sia una Coppa Europea di tutto rispetto, nel senso che io l'ho giocata un po' di anni e calchi dei mega palazzetti, delle mega squadre, delle grandi tifoserie, è molto molto di pregio, no? La Champions, è bello comunque anche pensare che, no? Che vai a fare questo torneo per la Champions League con un'altra grande squadra, che secondo me è bello, almeno io ai tempi, devo essere onesto, se il quinto posto è un torneo veramente che, ma no, magari non ha quel gran sapore, lo sappiamo tutti, e chi non la pensa così mente, secondo me questo è figo, cioè nel senso è giocare contro delle squadre, no? E tutto, quindi sì, adesso ci concediamo ancora un po' di tempo, dai, per questa partita, almeno io me lo concedo, ma credo se lo concederanno un po' tutti, lo staff, i miei compagni, e poi da domani pomeriggio, sera, forse anche giovedì pensiamo al terzo posto. Ce l'ho, una squadra di appartenenza, che è appartenuta, credo che una squadra che è appartenuta a noi stessi in questo percorso, alla nostra società, allo staff,
e alla gente. È stata una squadra, secondo me, di appartenenza, che ha trovato la sua identità, e penso sia bello quando sai di appartenere agli altri e gli altri appartengono a te. Si è visto tanto in questo nostro percorso, il fatto di sognare insieme a tante persone, e oggi ci sta, siamo in tanti tristi perché era figo. Andare avanti e andiamo avanti per comunque una Champions che, diciamo, cioè è un obiettivo molto stimolante.